in collaborazione con Massimo Guerrieri, è il titolare di Q Consulenze Finanziarie. Buongiorno Guerrieri, benvenuto. Buongiorno, e buongiorno ad Antonello Cattani, responsabile aziende per quello che riguarda appunto lo studio Q Consulenze Finanziarie, che non ripetiamo mai, Guerrieri, a dire la verità, di che cosa poi vi occupate. Partirei da qua oggi, proprio un minuto per spiegare questa realtà e a chi proponete appunto la vostra professionalità. Sì, consulenti finanziari indipendenti, in effetti poi non ci si pensa quasi mai chi sono i consulenti finanziari indipendenti. Tra l'altro il Senato ha approvato da poche settimane la nuova creazione, no, di un albo, e quindi dovremo vederlo la settimana prossima, e quindi ex bancari che hanno aperto un ufficio ormai da 10 anni per aiutare le persone a risolvere i loro problemi, tra virgolette, di investimento e finanziamento. Quindi se fino a ieri l'investitore era da solo nel confrontarsi contro la banca e contro quei contratti non così semplici da capire, oggi c'è il nostro ufficio, lo dico ormai da 10 anni che siamo sulla piazza, che può essere d'aiuto in qualsiasi dubbio, ma più che altro proprio affrontare, prima della firma di un contratto, una consulenza che può essere adita a non trovarsi poi delle sorprese. Non è un caso che proprio c'è un articolo del Sole 24 Ore di ottobre, oggi parleremo di mutui, c'è un articolo di ottobre appunto che consiglia ai risparmiatori, prima di sottoscrivere un contratto non così semplice da capire e lungo, quindi va fatto bene, proprio consiglia di affidarsi a chi non è in conflitto di interessi. Cioè, non essere in conflitto di interessi significa che il consiglio che viene dato è per il bene di chi ascolta. Allora, come sempre in questa rubrica siamo abituati a parlare di attualità e quindi partire proprio dal quotidiano. Oggi nel modo specifico parliamo di credito ai privati, com'è la situazione oggi? Sì, parliamo quindi di mutui e finanziamenti ai privati. Perché attualità? Perché è di quest'ultimo mese assistiamo a non solo una grande apertura per quanto concerne la concessione di mutui e finanziamenti, sì, quindi mutui per l'acquisto della casa, anche se sappiamo che il mercato ovviamente è abbastanza fermo, e finanziamenti per prestiti personali o altre spese che sono legate alla quotidianità. Quindi non solo per questa grande apertura, ma quello che ci interessa sottolineare oggi a chi ci ascolta è i vantaggi che possono avere, e anche quindi in termini monetari, quindi soldi subito, nel caso uno abbia già un mutuo e lo voglia surrogare. Sì. Cosa intendiamo nel surrogare? Andare da un'altra banca e farsi fare una proposta per cambiare, quindi, no, spostare quel mutuo che una persona ha presso un istituto, solamente cambiando istituto. Perché è una grossa opportunità oggi? Non solo perché abbiamo assistito a questa grande apertura, ovvero le banche oggi non hanno diminuito i loro guadagni dalla speculazione, dalla compravendita di titoli, hanno necessità di fare bilancio e di conseguenza stanno ritornando a fare le banche, quindi a prestare soldi. Ma causa i tassi bassi, in questo, sì, momento abbiamo tassi negativi sull'Euribor, e anche qui chiedo di mostrare alla regia la seconda diapositiva. Eccola qua, è già pronta, vai pure. Bene. Quindi causa quindi questi tassi bassi, le banche ci stanno aiutando perché stanno abbassando gli spread, noi assistiamo a mutui decennali con tasso variabile sotto l'1% e tasso fisso sotto il 2%. Sì. Ora, chi ha sottoscritto un mutuo qualche anno fa a tassi no, che vanno al 4%, oggi c'è la possibilità, senza nessun tipo di spesa, di andare a rinnovare questo contratto, quindi non spendendo appunto niente, ma andando ad abbassare notevolmente la rata e quindi gli interessi che paga. Tra l'altro, una grossa novità, anche questa di queste settimane, è questa un'altra grande apertura che le banche stanno facendo,
che è quella di concedere una surroga a chi ha già fatto la surroga. Quindi se fino a ieri la surroga veniva concessa di solito a chi aveva contratto un mutuo, ma poi una volta surrogato non era più possibile cambiare, oggi è possibile, quindi per chi ha fatto il mutuo a tassi più alti degli odierni, e oggi abbiamo visto prima come i tassi sono ai minimi, ma anche a chi ha già surrogato e vede che c'è convenienza, poi Antonello ci spiegherà adesso nei fatti cosa intendiamo per convenienza, a zero costi, trovarsi lo stesso mutuo con una rata più bassa e avendo un notevole risparmio di interessi, perché ovviamente i mutui sono contratti a lunga durata e quindi ottimizzare la rata significa trovarsi dei soldini in tasca. E di questi tempi penso che trovare dei soldi in tasca senza fare nessuna fatica a costo zero, e quasi tutti abbiamo un mutuo o un finanziamento in pancia, vale la pena telefonarci per vedere se ci sono i crismi per fare queste operazioni. Allora Cattani, cosa possiamo dire, insomma, che indicazioni possiamo dare a chi vuole accendere un mutuo oppure anche a chi lo ha già? Allora, partiamo da chi lo ha già, ma poi il discorso vale un po' per entrambi. Per chi lo ha già, noi abbiamo già molte persone che si affidano al nostro studio per cercare di capirne di più. E io vedo proprio nella mia esperienza quotidiana che molti clienti che hanno sottoscritto un contratto di mutuo anche qualche anno fa sanno, sì, pago questa rata, ma poco più. Il contratto di mutuo in realtà noi abbiamo calcolato che ci sono almeno 22 variabili da considerare, quindi noi adesso stiamo parlando del tasso che ovviamente è la componente più importante, ma non è l'unica, perché ci sono tutta una serie di componenti accessorie, quindi di spese, assicurazioni, dall'immobile a quelle sulle persone, che anche queste hanno una loro valenza, quindi è bene proprio fare una verifica a 360 gradi, quindi il consiglio proprio pratico per chi ha un mutuo è quello di cercare di capirne di più, quindi capirne di più cosa vuol dire, se non si è in grado di farlo da soli, eventualmente anche chiedere il nostro aiuto, noi, come diceva Massimo, molto liberamente, chiunque può telefonarci senza nessun impegno, senza nessun costo, chiederci un appuntamento preliminare dove noi insieme al cliente analizziamo il mutuo, cerchiamo appunto di spiegargli quelle componenti più complesse e da lì appunto si vede se c'è effettivamente la possibilità di un risparmio concreto e cerchiamo anche di quantificarlo. Dopodiché è il cliente che decide se cosa fare, quindi questo per chi lo ha già direi che il consiglio è proprio di vedere, capirne di più, quindi se c'è bisogno del nostro aiuto noi siamo disponibili. Stessa cosa, molte persone che adesso si approcciano, forse sono meno perché il mercato immobiliare è ancora abbastanza statico, però c'è qualcuno che comunque compra case, quindi anche noi dei casi concreti che stiamo seguendo in questi giorni, e anche in questo caso diciamo che fare un passaggio da qualcuno che se ne intende, noi io e Massimo insieme, se mettiamo la nostra esperienza bancaria superiamo i 50 anni di esperienza e quindi diciamo che ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, quindi la nostra esperienza sicuramente può essere di valido aiuto anche per chi vuole accendere un mutuo nuovo e quindi vuole districarsi un po' tra tutte queste 20 e passa variabili che ho detto prima per cercare proprio di avere la migliore combinazione di tasso, costi, spese e quant'altro, soprattutto evitare anche clausole che io sto vedendo personalmente proprio nelle analisi che faccio, che ad esempio qualche anno fa c'era la moda di mettere un tasso variabile ma di stabilire una soglia minima, e questo molti non lo sanno, non lo percepiscono, per cui molti clienti oggi vediamo che stanno pagando dei tassi che in realtà potrebbero essere molto inferiori semplicemente andando a parlare con l'istituto dove hanno il mutuo, quindi anche questo è un tema che sicuramente è da sviluppare. Quindi allora prendo una chiamata intanto, perché poi il rapporto è sempre diretto della nostra trasmissione con i telespettatori. Sentiamo da casa, pronto? Benissimo. Buongiorno, c'è telefono qua da Reggio Emilia. Sì, dica. Io ho già un mutuo che ultimamente sono riuscito a passarlo un po' con la stessa banca, però il tasso che ho attualmente è ancora un po' altino, perché sì, vedo in giro che ci sono dei tassi abbastanza un po' più bassi, però la mia banca mi ha detto che più di questo non potevo abbassare. Volevo delle informazioni su come mi posso comportare per riesco ad abbassare qualcosina di più. Sì, sì, avete sentito. Sanno gli uffici, questi signori, che io mi vado a rivolgere e faccio vedere tutti i miei documenti.
Va bene, ecco, il signore dice, era un po' disturbata, mi mettete anche l'audio magari in auricolare così sento meglio. Dice, ma io vedo che ci sono dei tassi più vantaggiosi, però mia banca non me li fa. Questo è quello che, quello che dicevamo noi via Emilia, testimonianza evidentemente, che, perché sono che ci siamo quasi messi d'accordo. No, il consiglio, come dicevamo, vale per la cosa, quindi se il signore ci vuole contattare, nel suo, c'è il numero in sovrimpressione, quindi può chiamare qui e poi gli diamo il riferimento dello studio, gli viene in ufficio con i documenti, ripeto, senza nessun impegno, senza nessun costo iniziale, vediamo quello che è possibile fare, perché ogni caso è diverso dall'altro. Intanto. Pronto? 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 Buongiorno, dica. Buongiorno, io ti metto una domanda, ho chiesto adesso la televisione e volevo chiedere una cosa, riguardo la surroga. Io posso richiedere la surroga presso l'istituto in cui ho il mutuo? Cioè, avete capito? Sì, sì. Allora, qui non è una surroga perché la surroga implica il trasferimento in un altro istituto. Con l'istituto però si parla di rinegoziazione, che anche questo diciamo che per esperienza vediamo che il cliente da solo con la banca fa fatica ad avere un potere contrattuale. Con noi diciamo che non dico che noi abbiamo la bacchetta magica, ecco, questo lo voglio, però diciamo che sicuramente la nostra esperienza che dicevamo prima, abbiamo visto casi concreti in cui ha aiutato anche con l'istituto stesso a trovare una soluzione, perché l'istituto magari prima di perdere l'operazione ovviamente è disponibile a fare una trattativa, quindi anche in questo caso consigliamo la signora, noi su Modena siamo anche molto presenti, quindi, e quindi se ha bisogno, quindi si può rivolgere anche lei al nostro studio, vediamo anche in questo caso la situazione, poi se c'è bisogno anche di fare un incontro con l'istituto siamo assolutamente disponibili, quindi questo è il nostro lavoro quotidiano. Sì, guerrieri. Sì, diciamo che come abbiamo detto, no, finora, viste le condizioni, tutte le operazioni che valutiamo, diciamo che difficilmente chi ci sottopone, chi ha un mutuo, un finanziamento oggi non ha un vantaggio. È chiaro che le banche da questo punto di vista non vanno a sollecitare i clienti a fare queste operazioni, perché ovviamente per la banca vuol dire avere un minor guadagno. Io invece sollecito chi ha mutui a farceli vedere, come diceva Antonello, e non costa nulla, in modo che andiamo a quantificare il vantaggio che si ha nel fare una rinegoziazione o una surroga. Quasi sempre, oggi diciamo che pochissimi casi non siamo riusciti a ottenere un vantaggio per il cliente, ma proprio perché in questa fase abbiamo tassi minimi e spread minimi. Quindi così come ci lamentavamo quando durante la crisi, parlo del 2011, i tassi e gli spread erano schizzati in alto, oggi dobbiamo essere furbini ad approfittarne perché molto probabilmente più bassi di così non penso che vadano. Abbiamo ancora 2-3 minuti, se c'è qualche altra telefonata, oppure anche il 380-6811-021. C'è una slide anche, Cattani, per dimostrare proprio anche come si quantifica, certo, no, il vantaggio sì, se vogliamo, se la regia vedo che se la mette in onda, ecco, anche per spiegare alla signora che magari ci sta ancora ascoltando da Modena. Ecco, questo è proprio un caso pratico, no, dove il lavoro che facciamo noi, cioè quindi un lavoro molto semplice, noi praticamente analizzando il contratto, vedendo le condizioni che ci sono e vedendo quindi le situazioni prospettiche dei tassi, dell'evoluzione che hanno, andiamo a quantificare la situazione attuale, ad esempio come vedete nella linea blu, la situazione possibile in caso di rinegoziazione o surroga, quindi vedete che praticamente prendiamo in caso le due possibilità. Chiaro, nella rinegoziazione vedete che il risparmio, pur essendo alto, questo è un mutuo non elevatissimo, però che ha ancora molti anni davanti, quindi ovviamente anche un calo dello spread o del tasso porta, vedete, a risparmi importanti, quindi nel caso della rinegoziazione un po' meno, nel caso della surroga di più, perché l'istituto nuovo ovviamente può fare condizioni migliori rispetto a quello attuale, però anche nei due casi vediamo che il risparmio è considerevole, questo proprio anche per rispondere alla signora che ha chiamato prima, quindi andiamo proprio a quantificare quello che è il risparmio, quindi questo è un caso proprio concreto, pratico, che andiamo a esemplificare, così il cliente ha, diciamo, chiaro quello che può fare, poi la scelta ovviamente è sempre sua. Certo, poi la scelta aspetta il cliente, però guerrieri, avere gli strumenti che ci possono poi consentire di fare la scelta migliore mi pare doveroso. Sì, è un po' quello che abbiamo detto inizio trasmissione, quello che ha scritto Sole 24 Ore a inizio ottobre, ovvero con una consulenza indipendente il cliente, il cittadino è certo di avere quelle informazioni che poi gli permettono in tutta semplicità di prendere delle decisioni a suo favore. Cioè quello che manca oggi è l'informazione, perché là dove c'è un conflitto di interesse difficilmente poi l'informazione passa, ovvero
difficilmente, e mi riferisco anche alla prima telefonata, difficilmente la banca andrà a dire a quel signore, anche se la telefonata è un po' disturbata, guarda, no, ti conviene fare A, B e C, se va a svantaggio della banca stessa. Ed è per questo che noi invitiamo chiunque abbia un mutuo a venire a trovarci. Senza impegno non costa nulla, ma perché in questo modo possiamo dire al cittadino: guarda, tu hai questo mutuo con queste caratteristiche e facendo una rinegoziazione, una surga, hai questi vantaggi, in modo che poi in tre passaggi molto semplici il cittadino è in grado di dire sì, mi conviene fare un'operazione, oppure il vantaggio è troppo piccolo e non mi conviene. E questa preanalisi è gratuita, tra l'altro, quindi voglio dire, sono tanti vantaggi che oggi, e tante possibilità che chi è a casa oggi ha rispetto a ieri, e che è bene, a mio avviso, sfruttare, perché come dicevamo prima, pensiamo che è una situazione di tassi bassi non permanga a lungo. Già si parla in America di aumento dei tassi o a fine anno o anno nuovo, quindi ecco, chi ha dei mutui è bene anche che non ci dorma troppo sopra, perché poi no, si piange poi sul latte versato, insomma. Quindi io approfitterei da adesso a fine anno, perché appunto sì, è in previsione per il prossimo anno aumento dei tassi, di fare un check-up sul proprio mutuo per vedere quanto si è in grado magari di... Magari ci concentriamo anche noi, anche nelle prossime puntate, magari richiamando anche questo, perché se c'è interesse anche da parte della gente, qui in diretta già una indicazione di massima la potete avere. Io ringrazio Q Consulenze Finanziarie, grazie a Massimo Guerrieri e Antonello Cattani. Grazie, buon lavoro. Grazie.